Al Summer Show 2022, prima edizione, Cilento Olimpia, Cilento Resort, in compagnia di Mister Leonardo Semplici. Buonasera Mister. Buonasera. Mister, è una straordinaria struttura questa, questa sera si premiano i miti del calcio, è bello, no? Ritrovarsi a fine stagione sempre con tanti, tanti addetti ai lavori. Assolutamente sì, ringrazio l'organizzazione di questo bello, bellissimo invito, in questo posto stupendo, quindi mi auguro sia una bella serata. Mister, la lotta a scudetto ha premiato i rossoneri, ha premiato il Milan che vince il titolo scippandolo ai cugini dell'Inter. Al Napoli c'è rammarico, terzo posto in classifica, raggiunta la posizione voluta d'altronde, quella della qualificazione in Champions League, però effettivamente per come erano andate le cose durante l'anno forse ci si aspettava qualcosa in più. Ma tanto facciamo complimenti al Milan che ha vinto un campionato straordinario, sicuramente non era la favorita d'inizio campionato, è stata la più continua, la più brava sicuramente a portare a casa questo straordinario risultato. E per quanto riguarda il Napoli, magari in qualche partita purtroppo non hanno fatto quelle prestazioni che la piazza, ma anche gli stessi giocatori e società si aspettavano. Dispiace perché secondo me avevano le qualità per poter perlomeno lottare fino alle ultime domeniche. Ecco mister, quello che in un certo qual modo colpisce di questo Napoli è che delle volte pecca di personalità forse, non riesce ad esprimere sempre al meglio quello che è il proprio gioco, quella che è la propria forza, quella che è la propria qualità. Ma sai, questo bisogna essere all'interno dello spogliatoio per capire effettivamente quelle sono le problematiche. La cosa magari si nota è che magari nel momento dove avevano tutta la rosa a disposizione dopo la Coppa d'Africa e sembrava il momento diciamo cruciale del campionato, lì hanno fatto un campionato importante, poi quando sono rientrati tutti effettivamente in qualche partita sono mancati, non so le motivazioni precise perché da fuori è difficile dare giudizi, però insomma alla fine ha fatto un ottimo campionato, è chiaro che da una piazza a una società come il Napoli magari la gente e gli addetti ai lavori si aspettano qualcosa sempre in più. Victor Osimhen ha concluso il secondo anno intero al Napoli, tanti però gli infortuni di tutti i tipi possiamo dire di Victor Osimhen, però le chiedo secondo lei quanto è cresciuto questo calciatore dal suo arrivo e quanto ancora può crescere nel Napoli Victor Osimhen sperando che appunto possa restare. Ma io me l'auguro che possa restare perché secondo me è un ragazzo, un giocatore di grande qualità, sicuramente in questi due anni ha fatto passi da gigante, prima con Mister Gattuso e poi con Spalletti, sicuramente il contesto che ha trovato dove ha potuto lavorare una certa continuità, dispiace effettivamente di tutti gli infortuni avuti, però credo sia un giocatore top che in breve tempo ne sentiremo parlare. Mister, va via Lorenzo Insigne, cosa perde il calcio italiano con l'addio appunto di Lorenzo Insigne al Napoli e quanto nell'eventualità invece guadagna con un giovane come Kvaratskhelia di cui parlano tutti bene? Ma guarda, Insigne è un giocatore eccezionale, non lo scopro certo io, ha fatto dei campionati straordinari, ha dato tanto a Napoli, ha fatto questa scelta diciamo personale e dispiace quando un giocatore che ha fatto la storia anche del Napoli e anche della nazionale abbandoni questo campionato, però sicuramente fanno parte del gioco, io mi auguro che il sostituto sarà all'altezza della situazione, non è facile sostituire un giocatore come Insigne, però credo che il Napoli abbia i mezzi per costruire una squadra competitiva anche l'anno prossimo. Mister, io le ho promesso che non le chiedo niente della zona salvezza, quindi mantengo la promessa, le chiedo soltanto di João Pedro, questo è un grandissimo calciatore che ha trovato anche la nazionale italiana convocato da Roberto Mancini, io credo che possa essere ormai anche una certa età pronto per una big del calcio italiano. Assolutamente, un giocatore affermato, un giocatore che è cresciuto tanto, sicuramente negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra e quindi questo credo sia l'auspicio per far sì che il giocatore si possa confermare anche in una squadra di livello maggiore rispetto al Cagliari. Grazie mister. Prego.